Secondo te, la fotografia in generale o la tua fotografia ha un futuro e dove potrebbe andare a finire? Guarda, al momento per quanto riguarda la mia filosofia attuale, ho riscontrato che è necessario tornare un po' indietro, cioè ritrovare quei valori della fotografia che sono forse del secolo scorso, diciamo così, dove ciò che è determinante, al di là della progettualità, è anche la forma come viene portata all'immagine, cioè la stampa. Riportare indietro a un prodotto artigianale di qualità che sia mirato poi ad avere anche una matericità, cosa che invece con il web ultimamente non è più di moda, mettiamola così. Questa cosa secondo me è molto importante perché avere una stampa ti permette di avere un ricordo. Ci saranno milioni di persone che non avranno più le foto dei nonni, dei genitori, come invece abbiamo avuto noi, che nel cassetto avevamo le stampine con la foto della nonna, che è un ricordo di un attimo, di un istante di vita che non si presenterà mai più e sarà sempre però su questa stampa. Quindi io credo molto in un ritorno indietro alle tradizioni della fotografia. Quindi attualmente tutti i miei scatti, sto riportando indietro il messaggio e creando anche delle immagini più semplici, cioè cercare dai set di togliere invece che aggiungere, come magari facevo molti anni fa all'inizio, cui preparavo dei set molto complessi con molte cose. Oggi invece cerco di togliere sempre, lasciare e portare di più questo chiaramente per quanto riguarda il ritratto, cercare di trovare più un interesse per quanto riguarda proprio la parte emozionale della fotografia. Cioè quello che la persona che ho di fronte vuole esprimere, cercare di catturare quelle sue intimità, quei suoi pensieri, quelle sue situazioni emotive e cercare di trasmetterle a chi guarda l'immagine. E credo che quindi la semplificazione, che questo poi non ha niente a che vedere con la post-produzione in Photoshop, che comunque c'è, esiste, può diventare uno strumento artistico come già in fase di ripresa, ma ci permette di dare cose che erano impensabili fino a 15 anni fa, e adesso ci permette invece di dare un qualcosa in più, ma non è quella la base. La base è quella appunto di riuscire a catturare l'emotività e l'emozione di queste persone che vengono ritratte. E credo che sia necessario non solo ricevere dalla persona, l'importante è aprirsi nei confronti del soggetto e di dare molto, perché se tu ti scopri, metti a nudo anche le tue debolezze, la persona che hai di fronte non si sente sotto, diciamo, i riflettori in quel momento lì, riesce a entrare in sintonia con te e a riuscire a dare delle emozioni che viceversa, se tu ti chiudi, non riesci a portarti.